Apple Watch Serie 2. Sono passati molti anni dalla sua commercializzazione, dalla sua uscita nel mercato, ma può ancora dire la sua, si difende veramente bene. Partiamo subito dal display, un display che è in grado di monitorare tutta la nostra attività sportiva, farci vedere gli appuntamenti che abbiamo nel calendario, ovviamente se abbiamo un iPhone, ci può gestire le telefonate, far vedere le chiamate recenti, i contatti, quindi chiamare, farci vedere le mail, rispondere alle mail, rispondere ai messaggi di WhatsApp e rispondere proprio fisicamente sia ai messaggi di WhatsApp che poter inviare da zero un messaggio SMS, classici messaggi SMS. Ha un display molto luminoso che si adatta alla luce ambientale che trova e ci fa vedere tutti i contenuti in una maniera fluida, corretta, che sinceramente non ritroviamo in dispositivi Android da 80-100 euro come costa questo dispositivo nel mercato usato. Dobbiamo andare su un Oppo Watch 46 mm, tanto per intenderci, per andare su qualcosa di simile nel mercato Android, ma non troviamo di certo un Oppo Watch a 70, 80, 90, 100 euro. Va considerato tutto un insieme di cose che offre Apple Watch. Chi ha ovviamente un dispositivo iOS, un dispositivo Apple, ha quindi un iPhone, è avvantaggiato in tutto, altrimenti rischia di essere un orologio solo orologio, quindi poco smart, perché non possiamo ovviamente gestire le telefonate, le notifiche e quant'altro. È ampiamente personalizzabile, il cinturino si sgancia in un nanosecondo, ci sono nel mercato, vi lascio anche qualche link in descrizione, centinaia di cinturini anche in pelle, veramente spettacolari, quindi personalizzazione estrema. Il menu, le watch face che abbiamo sono tutte personalizzabili per tono di colore, dimensione, bordo, cioè ha una veramente una gamma di watch face, di personalizzazioni che sinceramente io ancora stimo e non mi ritrovo a utilizzare degli smartwatch Android che hanno la stessa affidabilità in tutto, lo stesso touch and feel, la stessa risposta ai comandi, il dispositivo che è sempre fluido, che mi permette di fare tutto quello che voglio sempre. Ha una batteria che è vero non è molto duratura, nel senso che una giornata la fa, ma più di quella sarà difficile, alla seconda è difficile veramente arrivarci, e ha una gamma, diciamo, nel menu a tendina di impostazioni che non ritroviamo nei dispositivi Android. Per esempio la modalità spettacolo, che permette quindi di non farci disturbare in maniera totale, cioè anche quando ruotiamo il dispositivo non si accenderà il display. Possiamo impostare la modalità non disturbare, quindi non notifiche, non arriveranno le notifiche, lo smartwatch non vibrerà, non emetterà nessun suono, nessuna luce nel pannello, per un orario che decidiamo noi, quindi un'ora o fino a quando andiamo via da quel posto, perché avendo il GPS capisce dove ci troviamo, e se poi ci spostiamo, ad esempio siamo in casa, usciamo di casa, la modalità non disturbare ad esempio si disattiverà in automatico. Quindi ha una gamma di personalizzazione e di affidabilità, è appagante, è un dispositivo appagante. Quando si usa si ha la piena percezione di avere un dispositivo che all'uscita costava 400-500 euro, non c'è niente da fare. Non è un dispositivo che sfigura davanti a dispositivi di ora. Ora vi sto facendo vedere quello che vi dicevo, la modalità spettacolo. Una volta che noi la accendiamo, anche ruotando, quindi non visualizzerà nessun contenuto. Poi, ovviamente, disattivandola, tornerà tutto come prima. Le complicazioni, cioè tutti questi widget, li possiamo mettere dove vogliamo e personalizzare. Ad esempio, questo del memo vocale è alquanto comodo. Io lo clicco, lui inizierà a registrare, la stessa registrazione me la ritroverò nell'app memo vocali dell'iPhone, e è bello perché posso uscire da questa schermata, vedete in alto rimane il microfonino, per farmi sapere in maniera discreta che lui sta registrando, ma che io accanto non se ne renderà conto, perché lo so io che quel simbolino bianco, vedete in alto, mi sta dicendo che sta registrando. Quindi super consigliato, vi lascio dei link in descrizione utili, ad esempio le pellicole per non graffiarlo come ho fatto io.
i cinturini consigliati e qualche modello di Apple Watch in offerta su Amazon. Ciao ragazzi!